Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ogni mercoledì a quest'ora noi ci colleghiamo con le Langhe, il Roero e il Monferrato e parliamo di ricette della tradizione. Lo facciamo con uno chef che in realtà conosciamo già molto bene perché è tornato adesso dal magico paese di Babbo Natale a Gdagovone. Diego Bongiovanni, benvenuto su GRP. Buongiorno chef. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno. E con molto piacere, mi fate veramente un grande piacere fare una chiacchierata con voi. Allora, insomma, hai chiuso, ormai le casette del magico paese di Babbo Natale sono chiuse, anche perché adesso Babbo Natale è in partenza e quindi adesso tu sei tornato nel cuore delle Langhe, giusto? Da dove arrivi? Govone, ciao, al prossimo anno e adesso si riparte. Ma sì, guarda, Babbo Natale è tornato in Finlandia perché proprio doveva poi iniziare la consegna dei regali. Giusto. E devo dire che io ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi a tutti i bambini che incontro dice: credete a Babbo Natale, perché io l'ho veramente incrociato, l'ho conosciuto, è una brava persona e soprattutto mi ha detto che andava a preparare tutti i regali e il 24 arriverà. Io però sono tornato nella mia terra, in realtà in mezzo tra Langhe e Monferrato. Io sono di Castiglione d'Asti e inizio a prepararmi con le ultime cose, gli ultimi catering, ma anche per la famiglia il mio Natale. Ecco, a questo punto, visto che qualcuno mi dice che tu conosci molto bene le ricette tradizionali, allora carta e penna alla mano, noi siamo pronti, dai che prendiamo appunti. Ma sì, guarda, conosco bene le ricette tradizionali perché come ben sapete io ho fatto tanti anni di cucina ad alti livelli, poi ho iniziato con la televisione e la televisione in un programma veramente nazional popolare mi ha insegnato la cucina della domenica, no? E quindi la cucina di tutti e se andiamo a vedere è appunto la cucina delle tradizioni, le cucine tramandate dalla nonna, dalla mamma e così via. Beh, il mio Natale è nella maggior semplicità possibile. Io quest'anno andrò a fare il mio classico vitello tonnato, perché non deve mancare sulle nostre tavole, una bella insalata russa e poi un primo, un risotto, perché siamo comunque in una patria dove o i tagliarini o i ravioli alpine o il risotto ci stanno davvero bene. Ma di quello che volevo parlarti è l'anatra. La tradizione del Piemonte in realtà è ricchissima di animali da cortile e durante appunto il Natale, che sia il cappone, quello di San Damiano d'Asti, che sia l'anatra, la faraone, tutto, i nostri nonni avevano ricette ricchissime. In questo caso, se vuoi una ricettina semplicissima ma molto interessante, l'anatra ripiena di castagne, sei d'accordo? Come no, le castagne a me piacciono tantissimo tra le altre cose, quindi... Gusti autunnali e tutto. Guarda, prendete una. Poi c'è anche un po' di dolciastro, immagino. La castagna, esatto, ti dà un po' di retrogusto dolce. La taglia, a parte che è bellissima da vedere, poi ha questo gusto leggermente farinoso. Però iniziamo con l'anatra. Fatevela disossare dal vostro macellaio. Non abbiate paura a chiedere. I macellai sono, e i nostri produttori sono persone che vogliono farci star bene e farci tornare nei loro negozi. E quindi se gli chiediamo di disossarcela, lo faranno veramente molto volentieri. Una volta che avete l'anatra disossata, prendete 300 grammi di carne trita di vitello, 300 grammi di salsiccia, mescolatela bene, aggiungete un uovo e un bel pugno di parmigiano reggiano o, come la mia tradizione personale richiede, perché la mia nonna era di Loassolo, una robiola di roccaverano ma molto essiccata, grattugiata, un po' di noce moscata, un pizzico di sale e due belle manciate di castagne bollite con un po' di alloro. Le castagne sai che bisogna prima metterle a bagno, nel caso in cui sono secche, ma in questo periodo ci sono solo più secche, si mettono a bagno, si fanno bollire. Io utilizzo la pentola a pressione perché almeno in 35 minuti sono pronte. Certo, assolutamente. Visto che la tecnologia va avanti, dobbiamo comunque in qualche maniera sfruttarla. Mettiamo poi le castagne intere così, mescoliamo bene, riempiamo la nostra faraona, cuciamola oppure imbrigliamola, quindi mettiamola con dello spago intorno e mettiamola in forno. È una cottura un pochino lunga, quindi 130 gradi la prima ora e mezza, dopodiché alziamo a 180 e facciamo ancora una mezz'oretta. Un po' di burro sopra, un po' di erbe aromatiche, se vi piace, se volete, qualche spicchietto di aglio e avrete il secondo più buono
della vita per il vostro Natale. E poi super super tradizionale. Ma che meraviglia, Diego. Allora, visto che magari non tutti a quest'ora avevano carta e penna, io ricordo che tra poco il podcast sarà disponibile sul nostro sito radiogrp.it, così chiunque ha tempo di riascoltarlo e sbobinare come si faceva una volta con carta e penna tutti gli ingredienti. Sì, ma poi sono ingredienti semplici, sono ingredienti che troviamo. Vedi, la mia cucina è proprio arrivata a quello, è arrivata a una cucina semplice che sono sicuro che nelle nostre case oppure nel nostro macellaio di fiducia la sanno e dicono: ah, ma sì, ma non ha detto niente di nuovo, io la faccio, non la mangiavo quando ero piccolo, ecco. Però ogni tanto è giusto ricordarle le tradizioni. Assolutamente sì, anche perché fanno parte dell'innovazione, la tradizione, quindi non c'è innovazione senza tradizione. GRP.